Sono stati i campioni del Fair Play ad illuminare la notte di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Ieri sera si è conclusa la 21ª edizione del premio Fair Play Menarini con la cerimonia di premiazione nella tradizionale cornice della piazza del municipio. Fa piacere promuovere il territorio e parlare di Fair Play. Lo diciamo, lo continuiamo a ridire, non ci stanchiamo di ridirlo. Il fair play è qualcosa che oggi dovremmo tenere ben presente. I successi, i traguardi dei campioni, ma anche le loro emozionanti storie al centro di questa 21ª edizione. Tre premiati nella categoria personaggio mito, anche il fiorentino Niccolò Campriani, campione olimpico del tiro a segno. È il mio modo di vivere lo sport, è il mio modo di vivere la quotidianità poi, perché l'eredità più bella è proprio questa mentalità. 15 anni di sport fatto a alto livello poi cambiano di fatto la forma mentis, il carattere di ogni ragazzo, e laddove si fa il percorso giusto la cambiano decisamente in meglio. Fair play ed ambiente invece il riconoscimento per Niccolò Porcella, star internazionale degli sport estremi. Una cosa è essere premiato per essere un campione o le cose che fai, ma per avere l'attitudine e il rispetto per la natura, il prossimo, il competitore, quello è veramente il premio più grande che un atleta può ricevere. All'atleta paraolimpica Nicole Orlando è stato invece consegnato il premio per la categoria valori sociali dello sport. Bisogna che sia nello sport i valori umani e bisogna rispettare le regole. E così siano felici e contenti.